ogni mese guardiamo al cinema tanti nuovi film abominevoli e ne discutiamo. Alcuni di questi sono così detestabili che ci disgusta anche l'idea di parlarne pubblicamente. Così cancelliamo i filmati con i commenti a caldo. Ma alcune di queste registrazioni vedono la luce tramite fortuite copie pirata. Peter, abbiamo visto il film peggiore del 2020. Sì, proprio. E siamo solo a febbraio. Sì, proprio una... Ti ricordi qualcosa? No. Ti ricordi il titolo? Alien degli abissi. In realtà c'ho già la videocassetta qui come... E come il ballo spaziale. Come il ballo spaziale, c'ho già Alien degli abissi, il film, in videocassetta, guarda. Ma è bionda come lei? Ma c'è anche un morto come lì, c'è anche delle fiamme come lì. Uguale. Guarda. Sì, è questo, è il film che abbiamo visto. Sembra più interessante. Questo probabilmente è più interessante. Sì. Da 1 a 10, quanto siamo messi male? 10. Cos'è? Che succede? No! Ci sta seguendo. Mi tira sott'acqua! È un film che si cancella dalla memoria mentre lo vedi. Come si fa a sbagliare un clone di Alien? Ma è impossibile, poi purtroppo... è letteralmente impossibile. Sì, essendo io, sai che io sono proprio un patito. Sì, un patito, involontariamente. Nel senso, non compro le statuine di Alien, no? Però me lo sono visto talmente tante volte, involontariamente. No? A volte sai quando metto a programmare, ma che potrei mettere lì? Poi si mette una cosa brutta, mi distrae, no? Tipo, oppure una cosa senza speranza, come questo film terribile. Allora metto Alien, no? Sì. Ormai l'ho visto, credo, involontariamente. E non stanca mai. Non stanca mai, ed è sempre appassionante. Ma questo Underwater. Titolo? Terribile. Ci siamo! E allora facciamolo come si deve! Sarà che l'ho beccato nel momento sbagliato, dopo una settimana stancante, non lo so, ma... Sì, secondo me... Proprio la voglia di alzarsi e andarsene via è stata... Ma mai così! Ma sì! Mai così! Sì! Dai, guardi, dico, prendono in giro Twilight... Ma Twilight... Twilight era divertente rispetto a questo, no? Nel senso... Cioè, si può guardare Twilight, questo non si può guardare. C'è una trama, c'è una protagonista, trama. No? Qui no. I personaggi sono sviluppati. Sì, sono sviluppati. Ci sono dei personaggi, ricordi ancora Bella e Edward, no? Come nomi. L'abbiamo appena visto. Qual era il nome di lei? Anastasia. Ma penso di no, non lo so. Non lo so, non credo di averlo sentito. Ma qualcuno l'ha mai chiamata, non credo. Io a un certo punto avevo capito che una sua amica la amasse, però sono stato disatteso dalle mie... Ho detto, c'è un improvviso, ma aveva destato la mia curiosità. C'è un momento di amore omosessuale. Invece parlava un corpo per terra, non lo so. Ma sì, credo che parlasse. Guarda, c'erano dialoghi assurdi. Chi ha scritto questa cosa deve essere alle prime armi, perché ancora non ha proprio capito il linguaggio del cinema. No, proprio. Guarda, no, allora, non ho capito come. Chi erano? Dove erano? Sì, ci sono molte scene in cui dici. Sì. Che sta succedendo? Dove stanno andando? Capisci che c'è dell'acqua, no? Però quello poco fa. Sì, quello poco ma sicuro. Ma che sia la piscina di casa di qualcuno o gli abissi del mare, sì, è difficile da capire. E perché sono lì, no? Perché uno dice, sì, perché sei lì, no? Cioè, nel senso, allora, che ne so, uno che va a fare, diciamo così, una camminata su una corda sopra l'Etna e poi casca dentro il vulcano, sì, ti dici, vabbè, sei scemo, mi dispiace, però insomma non mi muovo più di tanto. Una, per caso, una sorta di camionista dello spazio che viene da una maligna compagnia indirizzata a recuperare un alieno e i suoi colleghi sbagliano tutto mentre lei avrebbe fatto bene, te empatizzi con lei. Certo. Dici, io spero che te ti salvi. Esatto, certo. Te mi stai simpatica, cioè, capito, sì, no? E speri che si salvi.
perché erano lì? Magari erano dei cretini, no? Tu dici, vabbè, se siete dei cretini non possono come quelli di Ninja Casco, come si chiama? Ma guarda, per come parlavano e quello che dicevano, credo che molti di loro lo erano davvero. Non mi è neanche chiaro cosa facessero molti di loro. Sì, secondo me il film parla... Sai cos'è? Secondo me in realtà è un film di denuncia contro le aziende che usano poco ossigeno nei sottomarini. Perché loro tutto quello che avveniva e impiegano solo stagisti esatto, non preparati. Nessuno sapeva fare niente. E sono, ricordiamolo, sono basi in cui è più facile attivare la detonazione atomica che aprire una porta. Sì, aprire la porta a chiavi, c'è da smontare una tastiera, no? Sì. Cosa atomica, basta alzi una leva e sì, andata. Sì, era addirittura una cosa da touch. Sì, sì. Fai così. Fa parte del... Sì, fai così e il computer dice surriscaldamento del nocciolo. Esatto, e esplode tutto. Sì. Diciamo rapidamente la trama. La dicono i titoli all'inizio mentre con i pezzi giornali che hanno oltrepassato il limite. Hanno scavato troppo nelle profondità liberando il solito mostro enorme indicibile di Lovecraft tipo Cthulhu che c'ha mille mostriciattoli. Abbiamo trivellato il fondo dell'oceano e non sappiamo cosa sia uscito. Cos'era? C'è mai stato un film che è riuscito a portare su schermo quell'autore senza fare una cazzata? Forse solo John Carpenter con I semi della follia. In realtà lì il mostro da un'altra dimensione sta arrivando, ma lo si intravede, insomma, non così, buttato lì. Poi c'era The Mist che arriva alla fine, si vede giusto il piede enorme, no? Certo. Anche quello ha un che di... Vabbè, Stephen King lo è sempre stato, no? Fan di Love. Però... così... Brutto. Sì, brutto, rappresentato malissimo. Avrei preferito qualcuno mi avesse detto quello è il diavolo, abbiamo scavato fino all'inferno. Avrei gradito molto di più. Sì, sarebbe stato... E i mostri sono... brutti a vedersi. Sì, erano anonimi. Sì, erano molto anonimi. Delle meduse succhia tipo. Spegnete le luci. E la nostra molto empatica protagonista inizia dicendo che lei si rifugia nel cinismo. Una stronza. No, ma poi questo è antipatico, no? Ma lei era una... secondo me la chiamavano la filosofa. Inizia filosofeggiando mentre si lava i denti. Sì. E poi subito esplode la nave. Parlava di qualcuno all'inizio, c'era una storia d'amore, ti ricordi? Ce la siamo dimenticata. Oddio! Ti ricordi che lei faceva, no, ma perché io lo... Perché poi è comparso lui, è comparsa lei, è comparso l'Ali. Me lo ricordo, l'ho appena visto e non me lo ricordo. Io pensavo adesso si apre tutto, io faccio, chi? Ti ricordi? Ma forse era il capitano. Guarda, se lo era, non si era capito. A Firenze un sera capito. poi possono dire di pa. Forse anche questa, visto che si ispira a tutti gli alien possibili immaginabili, c'era anche ispirazione a Covenant. Ah sì, anche qui era quello il film delle coppie. Sì, no? Sì, Covenant era delle coppie. Anche qui forse c'era il film delle coppie. Sì, non l'abbiamo capito. Solo che non c'era proprio percepito. Sì, non l'abbiamo capito, ma era un fare un leggero omaggio a tutti gli alien. Tutti gli alien, cioè Alien 3, in tanti piccole cose che è anche imbarazzante per loro. Sì, infatti. No, cioè, ma... E ci sono tanti cloni di Alien che hanno fatto bene. Tantissimi che io adoro. Leviathan, che io adoro questi film. Io quando fanno un bel clone di Alien è un
Sì, ma perché è un tipo di storia che può funzionare. È una storia semplice che funziona. Qui volevano subito sorprendere con esplode tutto, la nave è già distrutta all'inizio. Sì, distrutta all'inizio. Sì. Ma. E la rivelazione finale è che tutti i vari mostriciattoli che li assaltano durante le varie girovagazioni, no? Nell'abisso. Sì. Incomprensibili. E si scende sempre più in basso, poi non si capisce. Sì, sì. E poi venivano tutti da un mostro più grande. Sì, era... E... Cloverfield, no? Sì, e poi il mostro dove sta... Poi, vabbè, no, terribile, cioè proprio terribile. Assolutamente terribile. Poi c'è proprio quell'elemento trash in cui questo mostro non è... tipo la madre degli alien in Aliens, no? La regina grande ma un po' più grande, cioè nel senso no è colossale, sì, è quello tipo D&D, no? E fa anche suoni da ruggiti da Godzilla, sì, quasi da Godzilla, no? sotto l'acqua. Sì, esatto. Allora, vabbè, purtroppo noia totale dall'inizio alla fine. Dopo una delusione tremenda. Tremenda. E noi eravamo anche fiduciosi. Cioè, dopo che ho visto il trailer, dove ho detto chiaramente questo è Alien sotto... Sai cosa c'è di positivo? Nelle profondità. Che se per caso al cinema c'era il virus, è morto di noia anche quello. Non c'era rischio di contagio. No. Questo è film da consigliare a chiunque tema di essere contagiato. Può andare a vederlo, sì, se ci può essere un assemblamento di persone. E invece non può, perché è schizzato fuori dalle sale cinematografiche appena potuto. Stava facendo un è pallino. Scomparso. Hanno detto rimettete, non so. Tutti insieme. Appassionatamente, vecchi revival. Qualsiasi cosa. Sì, qualsiasi cosa. Non è un caso. Non è durato neanche 2 settimane. Che è un po' deludente. Cioè, 14 giorni. Certo. Questo a stento poco più di una settimana. Sì, ma, sì. Ma questo è quello che si dà ai filmetti, quelli terribili. Sì, eppure sì. Penso il budget fosse alto. Chi ha dato i soldi a queste persone? Ho dato un'occhiata rapida, sceneggiatori di 3 non sono riuscito a fare un film e 2 di questi hanno un paio di film, un altro neanche niente, cioè da dove è uscito? Cioè, possiamo sospettare una grandissima raccomandazione. Invece non è raccomandato. Come fai ad arrivare a gestire un budget simile con attori no? Stranoti, certo, no? Certo, c'è Vince Cassel, certo. C'è Bella di Stewart Christensen. Sì, che se tu non l'avessi detto non l'hai mai riconosciuta. Tu non l'hai riconosciuta. Io ho detto tipo, ma chi è? E tu facevi, adesso vedi Edward, io facevo, ma perché parla di Twilight? Ma sei rincoglionito, non parli di Twilight? Ho detto, ma di che parla? E a un certo punto ora ci sarà, guarda Bella. Perla e porci, Bella. Sì, è proprio sprecato. Io facevo, ma che stai dicendo? A un certo punto, meno male, mai detto lei. Io ho detto, è lei. Figurati. Sì, perché non ti vedevo reagire a questo. No, certo, ma infatti io mi chiedevo, ero lì, ero proprio nei punti interrogativi in faccia, dicevo, ma che stai dicendo? Ma perché parla? Ho detto, all'improvviso Twilight. What was the hardest part? This was... absolutely horrible, like the worst experience I've ever had on a movie ever finally. In my entire life. Finally, the truth. Terribile. Non comprate questo film, non è per nessuno. Sì, per nessuno, perché in molti casi neanche si capisce che cosa sta succedendo, dove stanno andando, che vogliono fare. A un certo punto scendono, salgono, rientrano, sì, in posti, riescono da posti. Sì, sì, tutto un... Poi lei si fa una doccia. Sì, sì, lei a un certo punto lei va. Era un'urgenza. Sì, puzzava come una capra. Sì, sotto il mare di solito ci si sporca proprio. Non c'era... dentro la tuta si suda. Sì, certo, dopo essere cacata addosso, immagino. Cioè lui l'aveva annunciato. Forse hanno avuto il tatto di non farla vedere. Sì, secondo me è uscita... Per questo si è cambiata le mutande. A un certo punto c'erano mutande diverse. Sì, è vero, perché prima erano bianche e poi erano marroni. No, prima c'erano pantaloncini. Poi dopo la doccia cambia mutande. Guarda, sempre più ora ci penso, sai, l'unica scena che mi è rimasta veramente impressa è quando c'è quel culo moscio, tra le altre cose, di quel tizio che si piega e fa le mutande, ma ripreso in una maniera proprio disgraziata. Che te la vedi, dici?
Dici, ma perché sta ripresa? Non sa di niente, ma forse è stato un bel culo, fa per dire quello di Capitano quello, America. Quello dice. Era l'elemento comico del film che faceva battute fuori luogo, sì. Costantemente. Ti piace quella delle Alice, delle Acciughe? Sì, la battuta era diversa. Lode ai traduttori, che hanno tradotto la battuta. Che lo dice una Alice quando si asciuga. No, l'hai bruciata. Io non sono bravo a raccontare. Beh, porca, ma figurati io che le detesto. Andiamo alla stazione. Ma come faremo ad arrivarci? Camminando. Abbiamo poco ossigeno e vuoi camminare sul fondo dell'oceano? Non sappiamo che c'è fuori. La peggiore delle idee. Va bene, qual è il format? Non comprate questo piede. E dopo tanti falsi non comprate questo biglietto, quel biglietto, vabbè. Dove poi alla fine in qualche modo si dice sempre sì, facciamo incuriosire, no, per vedere, sì. Questo non ha neanche niente di cui ridere. Cioè, a volte dice, ma è brutto, dai. Quanto abbiamo riso di Covenant, Prometheus. Ma se c'è in TV mi diverte rivederlo, poi deriderlo anche un po', Questo poi, è da cambiare canale subito, sì, se capita in TV. Sì, poi che so, Covenant aveva anche quelle trovate. Ma come c'era la buccia di banane? C'era letteralmente di banane, gag comico. Sì, l'alieno disidratato. L'alieno che aveva i corpuscoli sugli occhi. Capito. Vabbè, quel film è era una commedia massima, no? Era il panettone panettone. Lo spazio panettone. Sì, questo boh, proprio non ha proprio niente. Non ha niente. Non dovevamo neanche farlo, Pedro, questo. Ma no, questo, infatti, non faceva neanche. Non abbiamo visto niente, va bene. È vero, non abbiamo visto niente. Sì, in realtà non abbiamo visto niente. Siamo stati 90 minuti davanti a uno schermo nero. Sì, è praticamente la stessa cosa. È la stessa cosa, non abbiamo nient'altro. Ma magari ci fosse stata la pubblicità, avrebbe cosa da raccontare, no? Ho visto lo spot. No, niente. Dal 30 gennaio al cinema. Tu hai qualcosa da dire, da aggiungere? Ma no, proprio un film che ti prosciuga l'anima. Sì, ma non fate come nei altri film in cui sì, ne parliamo male e vi viene la curiosità. Non c'è niente da vedere in questo film. Penso di non essere stato così vocale. Ma guarda, da tanto tempo. È vero, ma è curioso. Con Star Wars, per esempio, ero morto, non me ne fregava assolutamente. Questo la gente non deve vedere, non può vederlo, non deve. Sì, ma secondo me, ma poi guarda, è curioso perché non ha neanche nulla di solito questi film cercano di ravvivarsi mettendoci almeno qualcosa di erotico. Cioè, è vero. Se ci pensi bene, sì. L'unico culo che si vede è terribile. È di un uomo brutto, sì, diciamo ma di un uomo brutto, culo brutto. Cioè, che si strappa il culo. Strappate le mutande. Che risate. Ma neanche Fantozzi. No? Lì te la giochi o mettendoci qualcosa di erotico. Anche erotismo maschile, per carità. No, ma non sì. Non uno da tipo Jackass che fa mi sono rotto il culo, ma, capito? Ma sì, ma perché era stupido, poi non sapeva di niente, te l'ho detto, E poi il guaio è la cosa che adori tu, no? Non abbiamo neanche avuto il tempo di conoscere i personaggi, inizia che esplode la base e tutti sono in fuga. Sì, no, sì. E certi momenti in cui vorrebbe raccontare qualcosa ai personaggi arrivano così tardi che a quel punto dici non me ne frega nulla, devono morire male e subito, così finisce il film. Durava 90 minuti esatti, ma sembrava un film di 7 ore. Ma sì, sì. No, questa è la sensazione. E poi non c'è la speranza. Non c'è alcuna, perché se sei in una tuta, lentissima tuta da sub, che sei muta da sub, che sembra quelli degli Space Marine, sì, di Warhammer 40.000, qualcosa del genere. E in mezzo al mare, con questi cosi che ti vengono. Che erano velocissimi. Ti acchiappano e ti portano via. Sei morto.
Sei morto. Dici, vabbè, non posso. È come, come se in Alien l'alien prendesse Ripley. Ti ricordi a un certo punto c'era proprio questa scena? Le sbattesse un po' la testa sul pavimento e poi la allontana. Sì. E poi la mangia e scopri che in realtà la consistenza della gelatina la puoi. Sì, la puoi aprire. No? Cioè, tipo, non fa. Sì, esatto. Lascia proprio il tempo. Poi c'è gente che implode a caso. Sì, era tutto di. Allora, guarda, in quella base era tutto difettoso, sì. Proprio tutto. Credo che l'implosione all'inizio non dipendesse neanche dal mostro. A questo punto direi che è. Ma secondo me, una manifattura proprio scarsa. Sì, secondo me erano eventi non collegati. Non collegati. No, secondo no, me no. Il mostro, anzi, cercava di non danneggiare la base. Che purtroppo si danneggiava da sé. A guardarla. Sì. Del resto, scusa, c'è anche il sospetto, perché dall'inizio, quando lei con una chiave cerca di chiudere la porta, non si chiude, deve smontare il computer, stacca la RAM, la rimette, una cosa a caso. Sì, esatto. Gli ingegneri meccanici, quando si mettono a toccare i computer, fanno così. E a volte io voglio fare così, no? Tipo se non funziona una cosa, lo smonto. Ah, per attacco dei cavi. Stacchi roba dalla scheda madre, la riattacchi, strappi qualche cavo. Sì, sì. E vedrai che funzionerà dopo. Sì, la prossima volta c'è da riavviare un server, fa così. Strappo dei cavi. Non lo guardate, basta. Ma no, andate, benissimo. Non dire cose così che poi qualcuno dice adesso mi è venuta la curiosità. No, quello è un danno che vi fa da solo. In realtà stiamo mentendo, perché sì, è una contro. Ci hanno pagato per parlare di questo film e sanno che se ne parliamo bene, cioè se ne frega niente. Sì. Allora ha detto Enrico deve essere più vocale del solito, deve essere più arrabbiato del solito di un film. Esatto. No. Però tutti correranno a vedere, diranno ma poi vedo vedere. Non possono, perché è uscito dalle sale.